L'ente Porto di Giulianova ha annunciato di essere al lavoro per il potenziamento infrastrutturale del molo sud del porto, un intervento molto atteso dai titolari di concessione dei caratteristici cariscendi. In particolare gli interventi riguarderanno la creazione di una rete fognaria e una rete elettrica ad oggi assente, per poter sfruttare al meglio le potenzialità turistiche del molo sud e per rendere fruibile a 360 gradi i cariscendi, nell'ottica dell'organizzazione di eventi futuri anche destagionalizzati. Noi condividiamo con l'associazione che raggruppa i titolari delle concessioni dove sono ubicati i cariscendi, condividiamo un percorso di sviluppo. Questo percorso di sviluppo passa dalla realizzazione di infrastrutture importanti tipo la rete fognaria, la rete elettrica, che consentirà di poter fare anche ulteriori attività oltre a quelle della pesca sportiva, sempre però conservando la tipicità di queste strutture. Una prospettiva emersa a seguito dell'incontro avvenuto fra il presidente dell'ente Porto Valentino Fabrizio Ferranti e il sottosegretario alla giunta regionale Umberto D'Annuntis e il sindaco Ivan Costantini nel corso della prima edizione giugliese della manifestazione C'era suolo a mare. L'evento ha avuto un grandissimo successo al di là di ogni più rosea aspettativa, quindi ci sono state più di 500 presenze l'altra sera sul Molo Sud, i turisti e anche i nostri concittadini hanno apprezzato tantissimo e abbiamo avuto la visita del sindaco, del sottosegretario D'Annunti, e con loro abbiamo condiviso questa possibilità di sviluppare questa attività turistica e quindi fare dei progetti per realizzare queste infrastrutture. Per quanto riguarda la costruzione di nuove strutture? Allora, sono state rilasciate 4 concessioni che però sono ubicate nella parte finale dove c'è un po' più c'è qualche problema in più per le mareggiate, quindi lì il mare quando è mosso crea qualche problema. Credo che vengano realizzate delle strutture un po' più leggere, comunque delle bilance, forse sulla parte finale.